per me Giampaolo è un bravissimo, è un bravissimo ufficio. A me è un ufficio, io ci ho lavorato con Hjalmar Megretta, con Lunatic, e credo che sia. No, erano Hjalmar Megretta della discesa, cioè della discesa. Ah, Hjalmar Megretta e post race, sì. Si erano rivitalizzati perché ci fu una azzeccatissima scelta artistica di prendere come vocalist Marcello Coleman, che è un grande vocalist, e che gli Alma Gretta non potevano fare meglio che prendere Marcello. È chiaro che togliersi dalle scatole, per modo di dire, la voce di Raiss è praticamente impossibile. Ora sono tornati con lui. Però Lunatic a suo tempo con Marcello seppe fare un lavoro importante, perché l'ufficio stampa deve riuscire, così come fa l'agente di booking, a trovare a veicolare al meglio il proprio artista e a cambiarne l'immagine, a renderla magari più avvincente, più accattivante, più attuale rispetto a quelle che sono le cose. Gli uffici stampa che hanno lavorato precedentemente con Hjalmar Megretta non erano stati in grado di fare questo, insomma, e si è visto, perché non arrivavano risultati, o ti arrivavano grossissime recensioni sul gazzettino locale, dove però in prima pagina c'era Raiss e ti viene da dire: ma non c'è più Raiss, con la foto sbagliata, cioè cose proprio basse, di basso profilo. Quindi però la strada all'interno e esterno forse non è, cioè, che cosa? Nel senso Martellabel, con Martell- noi abbiamo l'ufficio stampa interno, però questa è una scelta. Martellabel è un'agenzia tipica, nel senso che Martellabel si fa tutto in casa, si fa le band, si fa lo staff, si fa l'ufficio stampa, è sempre stato fatto tutto in casa. Io sono uno dei pochi membri che arriva dall'esterno. Poi hanno sempre fatto tutto attraverso contest per quelli che riguardano gli aspetti musicali, stage e formazione per quello che riguardano la manovalanza, gli operatori, l'ufficio stampa, i booking. L'agente di booking che mi ha preceduto era una ragazza che usciva dalla formazione, no? Francesca usciva da là, molto brava. Sì, Martellabel lavora così e non è una maniera sbagliata. No, l'ufficio stampa, però hai meno, sì, però è chiaro che così stai lavorando comunque con un ufficio stampa che, per quanto volenteroso, come nel caso di Martellabel, perché Martellabel ha avuto la fortuna di avere un ufficio stampa, io sto da un anno con Martellabel, quindi io non conosco la storia di Martellabel, la conosco per sentito dire, però in quest'anno io sono stato dentro l'agenzia e ho avuto la fortuna di lavorare con tre ragazzi in ufficio stampa molto bravi. Quindi io riconosco a loro il fatto che sono veramente bravi, bravi, bravi. Ci hanno messo proprio di tutto e di più. Sono arrivati a ottenere delle cose che hanno favorito anche la crescita dei Nobrani e dei management in maniera molto determinante. La RAI, tutto quello che consegue dai post e dai preconcerto, il fatto di essere intervistati spessissimo da testate, che non è cosa di tutti i giorni essere intervistati, quindi Repubblica e compagnia cantante, insomma, loro hanno lavorato molto bene, però io sono sempre stato dell'opinione che l'ufficio stampa deve essere esterno dalla struttura, è una cosa che ti aiuta ancora di più, perché anche se è una visione abbastanza squallida, però li obbliga in qualche maniera, perché pagati, a doverti garantire molto più di quello che vuoi. Lunatic ha fatto il primo disco, no? Ma infatti, cioè, il livello è più alto rispetto ad altri, però adesso proprio perché chiunque paga e può avere questo ufficio stampa. Ma tu non è che se paghi. No, non è. Sì, cioè, non è detto che. Non è detto. Però non è come 10-15 anni fa, comunque loro sceglievano in maniera più. Cioè, non lo so, più. Lo fanno ancora oggi. Cioè io vedo quello che prendono di tutto e di più. Di tutto e di più. Eh sì, però la recensione non si... tutti, ma la recensione. Il risultato non è uguale mai per niente, sia dal punto di vista musicale. Poi il problema non è quanto loro oggi prendano più di prima, è che comunque la parte successiva, cioè il fatto che la recensione sia. No, è chiaro. La recensione non è mai garantita, anche se tu stai pagando, cioè nel senso che però è chiaro che andare a lavorare con un ufficio stampa che ha più presa sui recensionisti, perché detta va bene, così come io so quali sono i promoter
che devo chiamare e mi rispondono, l'ufficio stampa sa quali sono i giornalisti che devono chiamare e sanno che in qualche maniera gli risponderanno. L'unica garanzia che puoi avere di più da un ufficio stampa esterno, comunque un ufficio stampa che non lavora all'interno della stessa struttura, è che loro ti devono in qualche maniera garantire una serie di risultati, perché te li devono garantire per contratto. Una struttura che ha un ufficio stampa esterno ha un braccio in più per lavorare al tour, con il fattore motivazione di cui si parlava prima, molto determinante, però magari non ti può garantire gli stessi risultati che ti può garantire un ufficio stampa affermato, come può essere nel caso di Giabbini con Lunatic, o che ne so, di Metatron, che ne so, insomma, per dire. La recensione è un fatto loro, è sempre stato così, questo da che sempre è stato così, anche il anche e soprattutto il voto della recensione è sempre un fatto loro. Quello proprio. Sì, sì, però dico, cioè a questo punto se c'hai i tuoi interni sai per certo come stanno lavorando, no? E c'è una spinta, è vero che non hanno gli stessi soldi, però comunque è tuo interesse far crescere ancora di più il progetto, no? Invece un esterno, cioè sì, l'ho fatto, però è vero, ce l'ho fatto. Lo so, magari loro intanto ti devono dare. Intanto se tu sei seguito da una struttura saprai che la struttura che ti sta seguendo e che quindi si rapporta con l'ufficio stampa avrà in qualche maniera ottenuto un report su quello che è il lavoro che è stato fatto, quindi comunque potrà in qualche maniera dimostrarti o potrai rivalirti rispetto al fatto che non è stato fatto quello che era previsto dal contratto. Se non hai una... No, vabbè, se ti riporta la recensione che ti ha fatto avere, ti sta dicendo quello che vedi anche tu, ti ho procurato le recensioni, il numero di recensioni che ritenevo possibile procurarti o che il contratto prevedeva. Il lavoro dell'ufficio stampa è difficile, non è un lavoro, non è una cosa facile, insomma, proprio perché in linea generale loro sono i primi che iniziano a lavorare sull'uscita di un prodotto, per cui io continuo a credere che sia meglio avere uffici stampa esterni, ma perché io continuo a credere che il lavoro pagato, vabbè, forse sono rimasto uno dei pochi, il lavoro pagato deve essere quello che ti in qualche maniera ti soddisfa di più, perché loro ti devono garantire quello che ti riportano da contratto, questo per forza lo devono fare, insomma, perché comunque non ha senso non riuscirti a garantire quello che loro ti scrivono, insomma. Io oggi quando vado a chiudere contratti di booking con le band faccio dei discorsi proporzionati a quelle che sono le reali possibilità della band, è inutile che propongo a tutti quanti il contratto, ti garantiamo 100 date, poi ti trovi alla fine dell'anno con 30 date, se si incazzano hanno ragione. Quindi comunque io sono veramente, nonostante io sia napoletano, sono veramente dell'opinione che le cose si devono fare, cioè si pagano, tu me lo dimmi e siamo a posto. Ritengo che gli uffici stampa esterni siano migliori perché gli uffici stampa esterni sono uffici stampa dedicati a fare quello. All'interno di una struttura l'ufficio stampa comunque non ha la stessa forza di un ufficio stampa vero e proprio, così come Giabbini nella fattispecie non avrà mai la mia forza sul booking, cioè Giabbini può avere anche il teatro degli orrori in mano, ma il booking glielo deve far fare al booking, non lo può fare lui. E credimi che se sul sito del teatro degli orrori esce Giabbini con il numero di telefono e le mail, li vende pure lui perché in questo momento il teatro degli orrori c'hanno mercato e si muovono da sé, però ti devono chiamare. Stessa cosa per l'ufficio stampa, io credo che gli uffici stampa nel vero senso della parola, nati così e cresciuti così, siano sempre migliori, ti possono garantire più. Poi ti puoi trovare bene o non trovare bene un ufficio stampa, questa è una cosa normalissima. Io con così come mi sono trovato bene con Lunatic nel caso di Alma Megretta, ti posso dire nel caso in altri casi non mi sono trovato altrettanto bene con altri uffici stampa di Milano e non mi ci sono trovato molto bene sempre con gli Alma Megretta, quello che mi faceva uscire la foto di Raiz quando Raiz non c'era più quindi no, magari è arrivato un punto avere una persona, cioè perché magari non è nemmeno facile avere questa attività di diversa, no? Tutto all'inizio, però avere una o due persone che si occupino di, è sempre bello. Di seguire, sì, sì. Assolutamente sì, come dicevo prima a lui, la prima fase, secondo me la maniera migliore per sentirsi garantiti sui risultati è avere una factory di persone che lavora attorno ai progetti, sempre per me. Così è nata la 99. Eravamo amici proprio, c'era uno spirito, c'era una direzione che era quella là. Io non, per quanto possa pagare, non, è chiaro che mi sentirò sempre meno. Già il fatto che pago
di per sé mi farà stare un po' più sul sì, però non scomparire, perché non si può mai sapere. La vedere le persone che ti curano in una prima fase sicuramente ti dà più garanzie, diciamo. Però i risultati che ti vengono portati, secondo me, ti vengono portati dagli uffici stampa che si pagano, dalle agenzie. Sento negli ultimi anni sono le agenzie booking che si fanno pagare per fare concerti. Questa cosa mi fa molto ridere perché non la capisco molto come cosa. Quella, per esempio, è una cosa che non ho mai capito molto. E questo non ha senso, insomma. No, è capitato, ci sono band che sono passate con ragazzi con cui ho parlato che gli erano state fatte proposte di vabbè, se tu mi dai tot euro io ti garantisco 10 date, ma perché non mi garantisci 10 date, ti prendi il tuo e mi dai il mio e siamo tutti felici e contenti, invece senza che io debba pagare, pagare per fare che cosa? Devo pagare le telefonate, il tuo investimento dove sta? Allora non sei un agente di booking, stai facendo altro. No, si sentono abbastanza diverse cose scene, parecchie proprio. Buonasera. È nuovo. Grazie, mi sono andato a poco. Ha sbagliato lo spiega se vicino a me, che ti sento. Io ho due altre. No, siccome devo adesso niente. Devi sapere che il periodo in cui sei uscito a parlare al telefono abbiamo dovuto allungare clamorosamente perché non sapevamo che dirci. No, su questo vado adesso meno. Due domande. La prima. Investimento sui video, sì. Da parte della band. Sì. A questo si aggancia la seconda domanda, che è quando mandi, ho capito che tu sei pro telefono, ma quando mando un'email, videoclip ufficiale o video live, terza, agganciata, impostazione di email. Allora, poi me la ripeto, ti rispondo alla seconda e me la ricordo. Quando mando l'email, video ufficiale, video live. Della stessa canzone? No, un video live e un video, esiste un video ufficiale della band, lo mandi perché tu dai maggiori informazioni possibili della band. Il video live per il promoter è importante perché vede, oggettivamente capisce. Io con il O'Brien, la scheda diciamo della band che mando O'Brien con tutti gli artisti è proprio quella del video ufficiale, del video live e di tutte le informazioni della band, quindi tutti e due i video in generale. L'investimento sul video è una cosa che ha senso, ma che secondo me oggi come oggi si può anche evitare, nel senso che oggi fare un video non costa niente. Si possono fare video straordinari facendo low budget, c'è ancora gente che continua a spendere 10, 20, 30 per fare dei video che non hanno altro che una bella fotografia, ma non te ne fai niente, perché non è che devi andare a fare la pubblicità alle 3 del pomeriggio su canale 5, tu devi fare un video, quindi ci sono uscite idee fatte in low budget che sono straordinariamente superiori a video che sono costati 10, 15, 8, 7, 20 inutili. Poi è chiaro che ci sono dei video straordinariamente fatti dove hanno speso tanti soldi, ben venga, hanno la possibilità e il budget per farlo, lo fanno. Negli ambiti nostri che sono indie, sinceramente io penso che i video si possano fare anche con costi bassi, però sono ancora l'idea che il video serva, cioè che può servire. Che poi debba essere veicolato, che vada in televisione o che ci sia qualcosa oltre al web che lo riproduce, e questo è un discorso molto più difficile, perché devi rispecchiare determinati canoni che invece rispecchiano quelli che hanno il budget per farli i video, perché a meno che non stia facendo una cosa del tutto sensazionale, è difficile con video low budget a pro di MTV o... Potrebbe anche fare un video, cioè spendere un budget elevato e poi mai là, comunque non hai... Per questo non conviene mai, secondo me ora come ora hai la possibilità di fare video tranquillamente con dei mezzi che sono costati tantissimo magari agli operatori e gli va pagato il lavoro e il fatto che abbiano speso tanti soldi per quella camera o per quell'attrezzatura, però si possono fare comunque su costi più bassi, assolutamente. Cioè quando vedo spendere tanti soldi per il video perché hanno una bella fotografia e poi mi sto vedendo quattro soggetti che suonano in mezzo a una terra, cioè tutti chiedono ma come fanno a suonare in mezzo alla terra? Non ha senso. Io penso, quello che mi colpisce del video, credo che in qualche maniera il video ti deve colpire sempre. C'era un video che se c'è di internet te lo vai a vedere, che era un lavoro di grafica fatto dai Massive Attack che si chiama United Snakes, che non è niente. Cioè secondo me il video deve essere qualcosa di accattivante, non può essere una cosa che già in una prima fase va a dare tagli al budget di una produzione, perché poi fare un video
con i contro e ce ne vogliono di soldi. So che questo video mi voleva fare un video che serve per suonare. Sì. Allora faccio un video patinato, la storia, oppure vado nella location più figa dove io sono conosciuto, dove tu mi conosci e faccio un video del concerto e lo monto. Per vendere live? O proprio per fare promozione alla band? No, sempre, scusa, non avevo capito. Io ti dicevo, nella mia scheda di vendita io metto sia il video ufficiale che il video di live per dare idea al promoter di come è anche il live. Chiaramente devo avere un video di un live che abbia buona qualità, non una cosa qualunque. Se per spingere il progetto è chiaro che il video ufficiale ha più presa, è logico, insomma. Sì. Poi può essere anche un video live il video ufficiale, non si esclude questa cosa. Sì, però insomma, se penso che se deve essere un video che colpisce in qualche maniera la persona, o hai suonato a Wembley oppure non è che colpisce così tanto il video live. Sì, cioè, Radio Bombay è una radio di dove sono? Di Perugia, che ci seguono molto quando ci muoviamo con i Nobraino. All'Urban del concerto l'inverno scorso, l'Urban dei Nobraino hanno realizzato il video con una televisione loro, che ora non mi ricordo come si chiama, ed è bellissimo quel video. Però quel video è bello perché hai quel frontman che a un certo punto durante il pezzo si butta sulla gente, si arrampica. Sì, sì. È chiaro che un promoter rimane colpito anche da quello. Erano tre le domande, perché c'era il video... L'impostazione di mail. Allora, sopra c'era l'indirizzo, soprattutto. Non ti scordare. Ok, l'oggetto pure hai messo. Dipende da cosa ti hanno scritto, non vorrei rispondere alle tue mail private, quindi. No, in genere la vendita è due righe, veloci, concisi, sempre. No, due. Allora, in origine, quando ho iniziato a vendere, facevo dei papilli così. Ciao, sono Gabriele, sono l'agente dei 99 post. Allora, questo è il gruppo, qua ti allego questo. Nel 1993 non mi rispondeva nessuno. Da quando ho cominciato a fare le mail, come loro mi rispondevano. Perché poi mi arrivava una risposta, sì, quanto costano? Perché mi arrivava un rigo, no? E quindi tu là... Allora, se veniamo... Quando mi sono reso conto che lo scambio di mail deve essere proprio velocissimo, secondo me. Perché come ti dicevo prima, la trattativa si chiude al telefono. Però gli scambi di mail sono una cosa proprio rapida, per cui in genere io quando vado a rispondere a informazioni rispetto alle mail, allego le schede tecniche e veramente te la riporto come la scrivo. Ciao, di seguito le richieste a vostro carico. Vitto alloggio, impianti audio, luci, quello che deve... No, non quando c'è una richiesta, quando vuoi andare a scaricare... Ah, quando voglio vendere? No, io parto con i comunicati. Io sono un'altra cosa che ritengo sia importante, non... invadere mai la tranquillità dei promoter, perché è la maniera più facile per perderli, perché il giorno che ti arriva l'email in cui dici senti guarda non mi interessa, non mi rompere più le scatole, è il giorno peggiore. Allora per me il lavoro di vendita va fatto con degli invii cadenzati di mailing, quindi si manda, in genere io mando tutto il roster in una prima fase, quindi il roster dell'agenzia con tutti gli artisti presenti, a tutta la mailing list, che chiaramente è divisa per la mailing che abbiamo in agenzia, è divisa per settori, diciamo. Ex ragazze, poi tutto questo cose qua. I vari settori. Vabbè, poi mi dai le mail e tutto. Successivamente partiamo con delle schede personali degli artisti, cioè i promoter vanno tartassati perché sono la nostra unica fonte di guadagno, quindi vanno tartassati, però vanno tartassati con delicatezza, nel senso che vanno informati in maniera cadenzata. Roster completo con tutte le band, fai passare qualche giorno, alzi il telefono, li contatti, ci parli, vedi qual è il sentore. Anche se non riesce a individuare uno stato di assoluta assuefazione alle tue proposte, che è felicissimo di riceverle, successivamente gli fa arrivare le schede. Io faccio arrivare le schede singole, allora in Obraino, di Management, Marzia, Giacomo Toni, Dell'Era. In genere faccio partire la oggi è lunedì. Stamattina è partita la mailing list generale. Farò partire le schede, no, non parliamo di giorni, parliamo di numeri. Oggi è 20. Farò partire la prima. Prima delle schede c'è la telefonata? No, prima delle schede, sì, oggi è 20. Faccio partire la mailing
a cui darò seguito con la telefonata, ma già oggi è sabato 20, venerdì 20, già martedì, mercoledì sarò al telefono a sentire quelli che non tutti, perché parliamo di un portafogli contatti di, me ne vanto, ma di oltre 300.000 contatti, quindi vorrebbe significare io già non sono bello, poi se mi faccio pure rosso qua non è che, quindi non tutti quanti, però quelli che sai, poi chiaramente qua subentra il fatto che tu hai un minimo di cognizione del tuo lavoro e quindi sai se lui è la persona adatta per poter discutere di un gruppo piuttosto che di un altro. E successivamente alla telefonata, fai conto che dopo una decina di giorni, 10-12 giorni, inizio a partire con le schede singole dei musicisti. Che faccio partire a quel punto ogni 3 giorni di fila. In mailing, prima tornata No Brian scheda singola, 3 giorni, seconda tornata Giacomo Toni scheda singola, 3 giorni, terza tornata Marzia Stano scheda singola, me li rifaccio tutti quanti, però con le schede singole, li tartasso con delicatezza. E poi se mi arrivano le telefonate, beh, se no li chiamo a casa e li minaccio, che se vogliono rivedere vivi i genitori e i parenti devono comprarsi un concerto per... Fino ad oggi ha portato bene. Sì. Sì, in genere faccio così. Cioè, solitamente uno come fa, cioè, manda l'email secca. Cioè, questo è il video, questo è il code, questo è il day off, queste sono le cose. Cioè... No, poi non parliamo mai, poi se parlo nel caso specifico di dover tappare un buco di tour. No, però dice, io vedo che la maggior parte c'è la famosa, cioè se l'email la prepari, che l'amico ti ha chiamato, ha passato il suo contatto, ah ok, perfetto, mo ci trovo pure io. E poi pare questi mail un po' papiro, perdentissimo, secondo me perdentissimo. Ma anche con le schede dici è abbastanza. Sulle schede metti tutte queste cose, gli metti il tour dell'artista, gli metti immagini e informazioni sulla scheda singola. Ma secondo me se tu mandi a un. Ragazzi, io parlo con promoter che sanno benissimo io chi sono, cosa sono e chi gestisco. Quindi se io mando a una, anche se non è bello a vedersi, ma se io mando agli email ai promoter che io conosco, ti mando di seguito gli artisti che c'ho in tour scrivendo proprio Giuseppe, Francesco, Carlo, Carolina, Marta. Perché così, questo ti parla, non è tanto la forma, è la sostanza che ha una certa rilevanza. La forma va bene che venga fatta, va bene che vengano impostati per bene una serie di documentazioni che vanno alle mailing, ma quelli che vanno alle mailing, che sono indirizzate alle mailing istituzionali. Quindi quando stai trattando con gli assessorati, con il comune, con la regione, con la provincia, allora tu chiaramente vai a dare una spiegazione più completa di quello che c'hai, perché sai che dall'altra parte hai un assessore che probabilmente non sa neanche chi cazzo sono gli after hours, però glielo devi far capire. E quindi va bene fare una scheda che sia più esplicativa, ma in generale sul lavoro che faccio, ti ripeto, da 15 anni ogni è una cosa, oramai è diventata una cosa molto più veloce. Se lo dovessi insegnare a una persona, se dovessi dire a una persona come si deve fare, gli consiglierei di mandare la mailing, una prima mailing con il roster completo e poi in tempi cadenzati di mandare le schede singole degli artisti. Con l'intervallo della telefonata? Secondo me sempre sì, perché la telefonata è un passaggio importante, anche perché ti agevola. Molte persone non ti rispondono via email, tu pensi che non sei stato convincente, magari ho gli interessi proprio. Te lo dicono direttamente. Ma oramai si trova, sì. Che rilanciabile, non c'è nessun problema. È la capacità di essere, cioè di trovare una risposta. Ti ripeto, io come ti dicevo pure prima, più in una prima fase, diciamo così, ma anche per esempio il caso vostro non è una prima fase, perché voi comunque esistete già da tempo e avete già. Quindi non parlo di una realtà che dice, vabbè, voi avete incominciato ieri, già oggi, cazzo voi. Però è proprio una, come devo dire, una. Questione di in una prima fase inevitabilmente è una questione di compromessi sulla vendita, cioè nel senso moltissimi inizi di tour che sono stati fatti in
totale fase promozionale, completamente. Quindi se non ti rispondono è perché evidentemente non ne vogliono proprio sapere e c'è poca strategia o didattica da fare. Se non gli interessa, ma a me sono arrivati moltissimi rifiuti. Cioè, io non è che alzo il telefono e con la bacchetta magica mi rispondo, anzi. Soprattutto in questi ultimi anni di rifiuti ne arrivano tantissimi proprio perché l'economia non ci gira più tanto attorno. I promoter, come dicevo prima, hanno polso di quello dei numeri che tu fai, lo sanno molto meglio di te. Noi abbiamo voglia a vendere i gruppi dicendo ma come fai, che fai, non ti prendi Caparezza, tu spacchi, quello dice, a casa mia sono io che spacco, e c'ha ragione, è vero. Moltissimi promoter non comprano perché conoscono le piazze, sanno che cosa vuol significare organizzare una determinata produzione, un determinato concerto, se si sta parlando di cose più importanti, più rilevanti. Ma il microfono, si sente solo il microfono mio, quindi quando fanno le domande, come non sa, ammesso che qualcuno stia vedendo. Tipo Enzo è il direttore artistico di un festival. Enzo, di quale festival? Di quale festival sei direttore artistico? Rock in Day. Tu mi. Ci hai pagato tu, sì, non mi ricordo. Tu ci hai pagato, Ma perché quell'artisti mostri mi sono. Non hai fatto mai niente. Che è venuto a fare? Abbiamo tentato, poi per una volta per il cascello, un'altra volta perché c'era convinzione. La telefonata, Poi, mi mandi un'email Rocking Day. Così me lo ricordo poi. No, perché lui è, cioè loro lo organizzano, sanno che comunque hanno una determinata piazza, un parco, un set, cioè, nel senso loro dicono, cioè i nostri numeri sono questi, 500.000 persone. Allora se. Dove lo fate? In piazza? È gratuito? Quindi, no, è un cortile di una scuola. Un cortile di una scuola, quindi è gratuito, quindi ragazzi comunque andrete a piare fondi da qualche parte. Dagli sponsor ci diventiamo. E quindi loro sanno quanto possono ci prendere. E infatti questo poi la scelta viene basata sulle cose. Budget, l'ateconomico è il gruppo che comunque sia. È chiaro che lui ha idea, se in proporzione al budget che ha, sa se gli conviene fare in obbraino. Anche in funzione del richiamo che possono avere qua, se non farlo, è logico. Sì, io penso che loro siano fanno parte della. Cioè, perché io ti penso che come due fasce, no? Cioè quelli che hanno un lavoro, cioè ci guadagnano, spiegamente, e poi c'è l'altra fascia che è proprio cioè, la fascia di passione. Che sono quelli i festival indie. Gli indie festival, sì, certo, sicuramente. Cioè che sono organizzati proprio con la passione del. Cioè, che poi sono la maggior parte sono gratuiti, no? Sì, comunque sì. Cioè, diciamo che l'obiettivo è quello di andare a pari, però solitamente quelli secondo me sono più i direttori artistici che chiamano l'artista che piace, dall'altra parte invece c'è il direttore che deve chiamare ma devi vedere in se la... momento, cioè tipo va a trovare la banda, no? Dice a Bologna, cioè lo stato sociale sta ancora a 500 euro, però ti fa 2000 persone, quindi lo blocchi subito per 3 mesi dopo. Sì. Cioè un po' confermo. Più, sì. No? Sì, confermo tutto. Cioè gli squali e gli appassionati. Sì, però sia gli squali che gli appassionati hanno un budget, comunque in ogni caso. Sì. Poi è chiaro, gli appassionati ci mettono passione e magari hanno maggiore conoscenza, che sicuramente gli appassionati, se c'è gente che meritevoli come loro, che indipendentemente dall'indotto che non arriva, realizzano festival che magari starà alla settima edizione. Ma la testa mia sotto i piedi due, come si dice a Napoli. Quindi quello è importantissimo. Però sempre di budget si parla, eh. Confermi? No. Cioè qualunque cosa sia. Sempre di budget parli. Poi lo stato sociale non si piglia più 500 euro. L'hanno capito anche loro, vedi? Non tutti pensano che sono scemi, invece l'hanno capito. Però l'hanno fatto un po', Ora vanno bene, i ragazzi vanno bene ora. Vanno benissimo. Cioè, vanno bene. Benissimo. Ieri sera sono in O'Brien, a proposito dello sport. In O'Brien hanno aperto loro. Sì. Ma non hanno aperto in O'Brien loro. O'Brien in O'Brien dovevano essere loro a portare la gente. E poi dopo devono essere nel stato sociale. Poi in O'Brien dovevano partire, tu lo sai, dovevano partire. Stanotte hanno viaggiato. Quindi. No, ci vuole tanta buona volontà per fare questo, tantissimo. Infatti tu non eri ancora arrivato, ma l'ho detto sin dall'inizio, io sono sempre stato dalla parte dei promoter, per quanto si debbano mantenere sempre
inevitabilmente dei costi, perché come loro hanno i budget, noi abbiamo dei costi, ed è inevitabile che sia così, insomma. Se si arriva a un accordo. Sì, sì. È una trattativa, è una trattativa. Se vivere a Catania. Sei uno sfigato se vivi a Catania in prima categoria. Ok, cosa devi fare? Devi fermo restando a Catania e anni luce più bella. Sì, sì. Cosa fai? Cioè, ti trasferisci o agli occhi di un booking agency, questo problema è un problema. Se vivi al nord, se vivi al nord sei particolarmente favorito, perché il 60-70% dell'attività live che si fa più spesso, quindi d'inverno, che l'inverno è più lungo, capita quasi tutto al nord. Quindi se sei al nord ti favorisce sicuramente, perché il circuito dei club, quindi la stramaggioranza di live sta al nord. Al sud si sviluppano discorsi principalmente d'estate. Quando vai a fare i calendari d'inverno arrivi fino a Roma e poi inizi ad andare in paranoia, perché a Napoli c'hai due locali, poi inizi a scendere e fino a Catania ce n'è uno, perché se non vai al B-side a Cosenza non suoni. E tenendo conto di quelli che sono i percorsi, le strade, le difficoltà per raggiungere la Sicilia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che stare al nord per il circuito live invernale è assolutamente favorevole. Avere la possibilità la volontà d'animo di muoversi in relazione al calendario che si ha è una bellissima virtù di Marzia, ma non è una cosa che tutti i musicisti hanno la possibilità di fare. Per un discorso di logistica, sì, perché avere... vivere fuori comunque sono spese più, no? No, io ti parlo della mia visione da agente, poi è chiaro che chi affronta questa cosa è pronto ad affrontare più spese, magari più sacrifici anche di natura esclusivamente sociale, dialogativa. Mettendo loro su un discorso... Dal punto di vista economico... E da un punto di vista economico a me... Vabbè, se intanto ci chiesto una casa tutto quanto assieme. Questa cosa la consiglio io a me, ragazzi, ho quattro ragazzi. Poi conviene essere a Bologna, si risparmiano, stare al nord, ti ripeto, è una questione stagionale. Il 70% dei locali che fanno live stanno da Roma in su. Al sud non c'è niente, a Bari c'è il Demodè, a Napoli ce ne sono due, a Cosenza c'è il B-side, gli altri strada facendo li possiamo considerare molto poco. Arrivare in Puglia vuol significare arrivare in Puglia ma non poter andare in Sicilia, che comunque se ci vai da là è lungo e se ci vai da sotto è frastagliato. Quindi comunque i collegamenti, diciamo la logistica sul nord è molto facilitata, ma quello quel nord c'è sempre quella cosa in più, questa cosa, sono le infrastrutture. Silvio. Meno male che Silvio c'è. Sì, loro... quindi sì, dal punto di vista logistico è sicuramente più favorevole. Si può ottimizzare questa cosa, ottimizza il tour, le spese del tour. Non ho capito la domanda, non ho capito se... No, cioè nel senso io volevo capire quanto era... Le gocce. Quanto bene... Come fa quindi la concetto? È impossibile che questo venga con concetto, non capisce niente. No, comunque sì, nel senso dell'economia di un anno, quanto può convenire alla fine, come diceva Paulino, cioè una volta che ci, magari io parto da Foggia, faccio un tour al nord e torno a Foggia, no? Mentre se rimango al nord, cioè quanto può convenire il discorso del... Se vai a fare una sicca e devi tornare a Foggia, ti sconvenirà, avete capito, non ti converrà. Se vai al nord per farti sei date e poi torni a Foggia perché ci vivi, non ci sei andato. Si sarei coperto anche delle spese, lo avrei messo in preventivo perché chiaramente dovevi tornare a casa, quindi avete soldi. Però ti dico, se tu vivi al nord, te lo faccio proprio a mente, ti dico che tu puoi fare, se lo vuoi fare sulla dorsale, ti fai Torino, Torino all'Hiroshima, Novara al Melting Pop, Milano, sto parlando di distanze che sono di 100-130 km, Milano dove cacchio ti pare, purché non sei in città, perché Milano l'unica cosa che c'ha locali ovunque tranne che a Milano, però Mezzago, Legnano, Murgano, Margano, però ci stanno da tutte le parti. E ancora prima c'hai Genova. Diciamo che molte volte mi capita di immaginarmi i tour, io me li faccio come li immagino, cioè io i tour li faccio su una base di idea mia, senza proprio tenere in considerazione l'opinione dei promotori. Cioè io dico, io questo tour lo vorrei far partire da
Milano. Allora, se parto a Milano, io faccio Milano, Torino, Genova, Livorno, Firenze, Siena, Roma, Pescara, cioè, capito? Io ho una concezione no, dell'Italia. Quello che voglio dire è che molte volte quando mi chiama a un locale a Torino, cioè molte volte quando si tratta di big band, quantomeno di band con cresce da 1500 su, la prima cosa che ti chiedono delle prime è dove siete, da dove partite. Cioè, e quando gli dici che sei di Foggia, cioè partono già loro sconfitti. Vabbè, allora sono, innanzitutto sono razzisti. Quindi, no! La prima cosa... Nel senso che loro ce non vedono quella... Io penso che sia sempre proporzionale le richieste che si fanno. Tu per loro puoi partire pure da Göteborg, ma se gli chiedi quello che loro ritengono giusto di poter coprire, che se ne fregano da dove vieni. Noi partivamo da Napoli, non è che partire da Napoli sia favorevole, eh? I 99 postali poi costavano soldini, però andavamo a suonare pure a Imperia o a Lugano. No, ci va lo stesso, non ha importanza, è tutto proporzionale a quelle che sono le possibilità. Ma i soldi, c'è poco da fare, guarda, c'è il promoter sullo affianco, non batte ciglio, quello lo sa perché è solo esclusivamente un problema di quello. Se si riesce a trovare un accordo sulla parte economica, da dove parti è rilevante. A me o a noi come band ci fa più gioco essere chiaramente al centro-nord, perché la stramaggioranza del lavoro, del live... Ma anche non solo dal punto di vista del live, anche dal punto di vista, come devo dire, discografico, organizzativo, proprio sull'uscita di un prodotto, le distribuzioni stanno là, le discografiche, siano major o indie, stanno là. Però la mossa vincente è stata tutti nella stessa città. Possibilmente nella stessa casa, perché ti ripeto, quattro affitti si diventano complicati, però sì. Perché prima parlavi di Cesena? Perché in Obrano distribuiti tra Cesena e Riccione, e Cesena e Riccione tra di loro non sono niente, sono 70-80 km, sono niente di trascendentale. Però nel caso di Nobraino non mi fa gioco, perché i Nobraino invece hanno avuto uno sviluppo enorme al sud. Al nord siamo riusciti quest'anno, capite? Al nord siamo riusciti quest'anno a svoltare. Me ne vanto, nel mio arrivo, che prima non ce la facevo. Però noi quest'anno siamo stati a Trieste, siamo stati a Treviso. No, non ci arrivavano proprio. Abbiamo fatto Trieste, Treviso, Milano, Piacenza, piazze che loro non avevano mai fatto. Sono arrivati sempre fino a Bologna, sono romagnoli, quindi logicamente Bologna l'avevano toccata, tutta Emilia Romagna, quindi tutto. Però sono stati posti che non avevano proprio neanche lontanamente visto. Abbiamo fatto Padova, che proprio non sapevo neanche dove stava. Quest'anno sono arrivati per la prima volta al nord. Però in linea generale con loro era meno favorevole come questione, perché in O'Brien questo giro è emblematico. Abbiamo fatto, a parte Ancona, che doveva spezzare, ma stasera facciamo Cosenza, domani facciamo Taranto. Quest'estate capiteranno molte date prevalentemente al sud, ma anche con i management. Ma quando te lo spiego? Però perché te lo dicevo all'inizio, perché l'estate è il sud. Al nord si fanno... parlavo del seguito. Ah, dei Nobraino? Non me la sono mai spiegata, sinceramente. Oltretutto non sono neanche un gruppo che associo particolarmente alla meridionalità. In passato lavoravo con gruppi e cantavo in dialetto, quindi in qualche maniera il meridione, automaticamente, un pugliese potrà comprendere molto più quello che racconta Zulu o Raiz, piuttosto che un bergamasco. Non me lo sono mai spiegato, è proprio una questione, loro hanno, forse l'animo, è proprio l'animo delle persone, cioè le persone del sud quando si trovano il Kruger che si arrampica sul palo se ne affezionano, magari se lo vede uno di Pordenone dice mica che cazzo stai facendo, e quindi secondo me no, lo denuncia, chiamano i vigili, capito? Invece loro al sud spopolano perché fanno cose che noi al sud siamo più belli, cioè, no, non lo dico, dico veramente che lo penso, non, senza nulla, no? Quindi probabilmente è questo. Poi per esempio con i posse facevamo 10.000 persone a Leoncavallo, insomma. Dipende pure da quello che stai, da quello che dici, no? In molti casi con i posse facevamo i palasport, facevamo il forum d'assago a Milano, facevamo le doppie, e quindi comunque vuol dire che nonostante lui salisse sul palco e parlasse in napoletano stretto, cantasse in napoletano stretto, stesso vabbè, discorso di Alma Megre, ma pure i Milanardi. Quella è stata un'epoca di posse, Casino Royale che venivano da Milano, scendevano a Napoli, c'era più o meno questa sorta di fratellanza e scambio di... forse era anche un altro periodo, i Nobraino, come anche i management, non hanno avuto subito questo richiamo al nord.
Ora lo avranno. Tempistiche di organizzazione tour, promozione? Organizzazione tour, come ti ho detto, almeno io incomincio a lavorare almeno 4 mesi prima del tour d'uscita, cioè prima della data d'uscita, in funzione delle stagioni, logicamente. Riportando l'esempio che già ho fatto prima, a fine mese inizierò a lavorare sul tour invernale dell'uscita del disco della band per Clover, per cui organizzeremo questo tour. E l'ufficio stampa parte, incomincia con l'uscita del singolo, che dovrebbe essere prevista immediatamente, cioè, una mesata prima dell'uscita. Come il discorso del tour con la promozione? Cioè, nel senso, devi... No, io inizio a lavorare sotto banco, non sono connesse le cose. Il tour è un lavoro che faccio io per me, con un grosso anticipo anche rispetto alla definizione, all'uscita, al lavoro dell'ufficio stampa. Insomma, l'ufficio stampa comincia a lavorare, se è prevista un'uscita di un singolo, inizia a lavorare orientativamente un mese prima, un mese e mezzo prima sull'uscita di un singolo, e poi dà seguito a quel lavoro, e poi c'è il pompa magna e il lancio sull'uscita del disco. In genere lavorano così. Io non sono un ufficio stampa, però ogni volta ho lavorato con un ufficio stampa, la tempistica è stata sempre questa qua. Quindi 3-4 mesi prima inizio a lavorare io sotto banco sul tour. Quando loro si ritrovano a lavorare un mese prima dell'uscita del disco sul singolo, cerchiamo di dare in pubblicazione pure le date già chiuse, se sono date a tal punto rilevanti da potersi spendere la notizia, se sono date che non sono ancora ben assemblate o che non hanno nessuna particolare, come devo dire, non sono particolarmente interessanti, sinceramente si evita anche di andare in pubblicazione con le date, si aspetta che il tour prenda piede veramente. No, perché io ho sempre invece pensato di un, cioè, che uno fa un video e poi quel video, cioè, lancia quel video anche da agganciarsi al discorso di date. Cioè, vabbè, il singolo, la cosa che esce per prima, che sia il singolo che c'ha pure il video, che sia solo il video e magari poi non è quello il singolo ma c'è solo il video, cioè, deve esistere un argomento, e l'ufficio stampa inizia a lavorare un mese prima dell'uscita del disco proponendo il primo argomento, che è il video, il singolo, il video singolo, e che se poi hai un calendario tale per cui vale la pena fare promozioni, vai anche sulla pubblicazione del calendario. Ma ti ripeto, i calendari che vale la pena promuovere sono calendari che inevitabilmente riguardano i grossi centri. Quando lavori sulle province è sempre meno interessante per chi pubblica proprio andare a pubblicare. Quando vedi i tour che partono in grossa pubblicazione, è difficile trovare province all'interno delle... C'hai Roma, c'hai Napoli, c'hai Bologna, c'hai Milano, c'hai Torino. C'hai provincia intesa come Bitritto, perché il Palasport sta a Bitritto, ma non certo stai facendo a Bari praticamente, no? Cioè, nel senso che... E per l'apertura come è? L'apertura di Bitritto, mi ricordo. Per l'apertura come la vedi? Cioè, nel senso, l'apertura è un evento in cui lavorare? Dei concerti, open act, band. Sì, se devono essere sempre distinte e separate, non devono creare problemi. Devono essere sempre distinte e separate, non devono creare particolari problemi. Cioè, nel senso, la dotazione tecnica del gruppo di supporto deve essere sempre separata dalla dotazione tecnica degli headliner, sempre, sia sui canali del banco sala. No, cioè, ah. Tu costruisci un tour, no? Ah. E poi a un certo punto ti io comincio a pensare, ok, voglio lavorare su degli open act, cioè voglio fare queste cose qui. Sì. E incastrarle. Sì. Tu invece. Io non ho la possibilità di lavorare sui open act, perché non sono le band che seguo io, band che portano con sé open act. Ah, io penso che sia una cosa straordinaria portare un open act che sia adeguato all'artista headliners, mai portare gente che non porterei a suonare davanti a persone che non se ne ricorderanno mai. 3-4 anni, no, for di più, molti anni fa ho visto un concerto di Morcipa con una band open act che si chiamavano Elevator Suite, che non ho mai più sentito in vita mia, ma che mi hanno colpito 20 volte più di Morcipa. Perché comunque il filone era quello là, era interessante, suonavano quel tipo di funk, quel tipo di soul. Secondo me le band di apertura devono avere qualche affinità con gli headliners, perché comunque il pubblico che si va a vedere in O'Brien, se si ritrova davanti a sé i Reg National Tickets, dice sì, vabbè, ma ti... ok, sì, esco fuori, faccio una... tu ci lavoresti su un discorso del genere? Sempre, sì, se avessi la possibilità sì, ci lavorerei anche una. Per me gli open act sono proprio importanti, ma sono importanti in un concetto di organizzazione proprio di concerto, no? Cioè, nel senso che penso che
sia interessante che il concerto si sviluppi, abbia più ampiezza, si dà più aspettativa al pubblico, si dà più valore al biglietto che si paga in alcuni casi. No, perché conosco alcune persone che lavoravano su Booking e poi dicevo ok, questi sono le date che sono facendo, mentre questi qua sono gli operai che sto seguendo. Cioè cercavo proprio di, no, andavano a cercare dei festival dove c'erano degli artisti un po' grossi, simili all'artista che stavano curando, e cercavo di fare, cioè praticamente facevo un Booking agli open act? Sì. No, non l'ho mai fatto. Però è interessante come... Sì, vabbè, girando per i festival, se giri ti capita di vedere un sacco di gruppi buoni, tantissimi, quindi che potrebbero un giorno essere anche seguiti non come open act, ma magari come proprio... Sì, ma ci si riallaccia al discorso talent in qualche maniera, no? Poi che ci lavori direttamente, che fai un calendario, io personalmente non l'ho mai fatto, insomma, non sono mai andato a vedermi gli open act per pensare di fargli poi un calendario. Mi sarebbe piaciuto di più lavorare su degli open act che fossero magari artisti della mia scuderia, a cui dare più visibilità facendogli aprire concerti, magari, che ne so, dei Nobrani. No, volevo poi incrociare. Ah, ok. Sì, cioè, io non l'ho mai fatto. Poi ero un giorno di un sabato libero, però c'era tipo Silvestri e allora andavo lì a contattare per fare aprire l'infomia e quindi c'erano, avevo ogni tipo 30 date e come anno. Ah no, io di far aprire i miei gruppi non l'ho mai chiesto a nessuno. Me l'hanno chiesto molti gruppi mi hanno chiesto di chiamare l'organizzazione per chiedere, ma tu lo conosci, non gli puoi chiedere se possiamo aprire. Penso proprio che no, non ha senso. Soltanto in gli open act messi alle proposti vengono proprio, fanno tre pezzi, li cacciano e tutto a poi via. Non, così non mi piace, penso che no. Io lavoro, gli open act me li scelgo sul tour che gestisco io. Gli altri promoter credo che debbano avere la libertà di decidere a chi far aprire i concerti dell'artista che stanno pagando, insomma. Ma moltissimi casi mi è stato chiesto, Ora c'è una band napoletana che è uscita con un disco che io conosco bene, ma che sono in un sacco di circostanze di aprire festival in Campania, avendo diverse conoscenze in Campania. Non lo faccio, perché penso che un promoter si debba scegliersi di fare. Cioè, io sono rispettoso dei promoter, sono rispettoso dei direttori artistici, sono rispettoso di tutti, perché mi aspetto di essere rispettato alla stessa maniera. Quindi la proposta non conta niente farla, la si fa, però non è una cosa che faccio particolare pressing o che mi è capitato di fare in passato. Penso di no, anche perché chi organizza i festival sa che cosa vuol dire avere un open act. Noi lo facciamo sempre, perché così diamo la possibilità. C'è uno che dice, mi si aspettava, eh? Ti ringrazio. È nato con l'idea di dare spazio, perché le ragioni che hanno un progetto in dentro, quindi secondo me è bello far esibire un gruppo valido di fronte a un pubblico che si va a guardare. È giusto. Però tu fai il direttore artistico, cioè tu ti vai a scegliere, vai a fare un programma di concerti e ci metti dentro anche l'open act, perché è un gruppo meritevole della tua zona o di un'altra zona che ti è piaciuto, eccetera. Io mi scoccerei di chiamare loro e dire, senti, il concerto che fai dei No Brain la settimana prossima, lo devi far aprire. No, però loro non lo pensano, ci sono momenti diversi, se loro e vabbè, loro sì, è chiaro. È chiaro. Poi per andare a queste band del pubblico. Ma certo, ma questo non lo fanno solo loro, lo fanno sì, in cioè, no, però si può dire al contrario, cioè, quando invece open act solitamente uno lo chiama per, cioè, allora che dite, una volta io stavo a lavorare con un gruppo e abbiamo aperto il Brasico, no? Ma il Brasico, cioè, ci selezionarono direttamente il manager, una nuova area, ma non perché eravamo gustuosi, cioè, ci hanno selezionato per quello. Però in principio la convocazione è nata perché il Brasico aveva 60 minuti. E quindi gli organizzatori, no, ma qua dobbiamo dare almeno un'ora e 40 di spettacolo. Quindi chiamiamo un open act, perché sennò lì dietro costa 45 euro, loro hanno 60 minuti molto precisi. Questo sto dicendo, poi con la voglio estradire così. Anche per, come dicevo prima, anche per dare più senso ai biglietti di spago. È vero questa cosa. Quando lavoro con gli stranieri proprio sono 43 minuti di concerto e saranno 43 minuti di concerto. Io ti ho detto, ho incominciato i Simple Minds che facevano questo, con Tricky abbiamo lavorato e faceva così. Erano 60 minuti di concerto effettivi, cronometrati. Non poteva esistere il bis, non doveva esistere il bis, non poteva esistere il ritardo, non doveva esistere niente. Te le fanno pagare queste cose, eh? Gli inglesi ti fanno pagare le more su questo. Ma alla fine come scelta non è nata, cioè nel senso comunque il Brasile, loro avevano 60 minuti, no? Vabbè,
ovviamente il popolo italiano c'è sempre la posta che dei singoli concerti di Dio che si deve durare un'ora e mezza perché sennò non ha senso. No, no, 60 minuti, cioè che è un colpo al cuore. Sì, sì. C'è un concerto tiratissimo, proprio plasivo, pieno. Invece veramente uno va là e si aspetta di sentire tutto il day story. Più l'album nuovo, più le chicche, più. Sì, vabbè, però insomma, è più sensato fare, fare un concerto che un treno, insomma. Praticamente anche il concerto dura, se adesso un'ora o un quarto. È più o meno sì. Quasi sempre sì. Quasi sempre sì. In linea generale è quello. I tempi sono quelli là, i contratti prevedono che i concerti devono durare minimo 60 minuti. Questo mi pare riferimento a una cosa sindacale. Poi diventano concerti più minuti in genere, però diciamo il minimo che viene garantito sono i 60 contratto, almeno noi garantiamo i 60 minuti, poi sappiamo che è un minimo che viene garantito per contratto, perché i operai per esempio fanno, se Lorenzo sta in serata fa 4 dopo lo devi sparare, però i contratti sono più o meno così, sono quasi sempre così. Va bene, domande Fate vostro lavoro. Fatelo. Allora, vabbè, voi fate un altro lavoro. Voi che siete venuti a fare? Se voi fate un altro lavoro, perché siete venuti a fare? No, fate questo lavoro. Si gira un sacco. Si gira un sacco. Si impara tanto. Si imparano a spinare i palchi. Io all'inizio della trasmissione dicevo: imparate partite dai palchi, perché quello veramente è così. Si impara dai palchi e poi dopo passi a fare i contratti. Tutti quanti la stessa escursa. Anche loro anche altre cose che fanno, che quando ospitano delle band, sono attivamente meritevoli, molte volte li contattano e dicono ci trovate una data, una cosa, e però parlando con loro ogni volta a confrontarli ci dicono no, come devo fare, come dobbiamo fare, cioè, comunque loro fanno il festival per passione. Poi sarebbe bene il discorso dell'agenzia di comunque. Ma purtroppo sono i locali che mancano più, quindi non ce ne sono. Beh, sarebbe... Perché loro sono tutti all'inverno, c'è da 12 mesi. Ma ci sono zone di, veramente sono zone del sud che non sono coperte. Se tra Napoli e Cosenza non ci sta niente. Ma no, per modo di dire, tra Napoli e Cosenza non ci sta niente. Cioè, se tu vuoi andare in Sicilia, per forza sei obbligato a fare passaggio Napoli Cosenza. Comunque Napoli Cosenza sono 400 km. Non ci sono al sud Italia non ci sono strutture, non ci sono mai state, perché il mercato del live al sud Italia è sempre stato un po' sfortunato rispetto al resto, porta meno indotti e quindi ci sono meno promoter, è inevitabile. Le istituzioni è inutile farci riferimento perché ti pagano se ti pagano, e quindi è inevitabile che non ci siano grossi spazi. I concerti si fermano a Roma, purtroppo, è la verità. È una disfatta, per un napoletano è una disfatta, vedo perché. Però purtroppo è così. Hai un'altra domanda? La raffinata. Ti posso lasciare il numero di telefono, più di questo non posso. Numero di telefono. Stanotte a mezzanotte. Mi sono scordato. Stanotte a mezzanotte sto viaggiando, quindi mi trovo in macchina. Vabbè. Anche a Lecce, per quanto piccolo, c'era il centro sociale, c'era quanto avere i centri sociali era una rete in qualche modo di posti dal basso. Sì, sì. Ora che discorso è passato in mezzo, cioè veramente la nicchia. I centri, molti centri che un tempo erano centri, sono purtroppo anche i nostri compagni a un certo punto si sono resi conto che il dinero serve, e quindi sono diventate discoteche. Quando andavamo a Roma al Brancaleone, che è uno dei centri sociali più belli d'Italia. Oggi il Brancaleone fa Svenbat, se tutto va bene. Svenbat costa 10 volte in operaio. Quindi i centri sociali non esistono più, purtroppo, ne esistono pochi. Tutto. Hai sì, bravo. È vero.
ma poi non hai la possibilità di godere del fatto che comunque i centri sociali in una maniera o un'altra ti riuscivano a tappare questi grossi, queste grosse distanze, soprattutto al sud, dove era più difficile trovare i soldi per fare il club. Allora c'erano più strutture sociali che erano molto più belle dei club, che erano molto più belle, però era anche un'altra epoca. Però poi forse era proprio un'epoca completamente differente, cioè che era proprio una cosa a sé. Voi mi aprire la facciate, come dicevi prima, anche la scelta etica. Questo era il... A un certo punto c'era una scelta etica dei controlli di fare. È successo dal momento in cui i 99 sono stati un po', come si usava a dire, rinnegati in qualche maniera dai centri sociali, perché avevano scelto la pista commerciale. Però non era vero, perché i 99 possono sempre stati. È solo che inevitabilmente quando firmi per una major escono fuori una serie di vincoli ai quali ti devi in qualche maniera attenere. Non sono vincoli legati al live, sono vincoli legati ai risultati. Ed è chiaro che se tu esci con un disco su cui è stato fatto un investimento economico sostanzioso da una parte, un'etichetta, quell'etichetta si aspetterà di avere il suo ritorno principalmente dal live, dal merchandising e dalla vendita che ne può venire, quindi da quante persone potranno vedere quel concerto e quante persone potranno comprare il disco, la maglietta o comunque l'immagine della band. E questo si può fare attraverso i canali commerciali. Nei centri sociali, quando i ragazzi spendevano la sottoscrizione per entrare e non ti riuscivano a dare neanche quella, era difficile che poi si andavano a comprare il disco a 10.000 lire o a 19.000 lire o a 20.000 lire. Quindi i centri sociali per i post erano chiudere il tour, ogni tour per le date dei centri sociali si voleva dare un segnale significativo, proprio a dire è vero che c'è una parte commerciale alla quale ci siamo attenuti, altrettanto vero che mentre un promoter a Milano al Filaforum ci dava 20 milioni delle vecchie lire, al centro sociale noi andiamo per mangiare, suonare e andarci a casa. Lo facevano comunque, capito? Anche indipendentemente dalla grossa. Perché l'articolo. Voi avete due domande fondamentalmente. La prima è riguardata a questo. Cioè all'interno della vostra agenzia booking, no? O il tuo lavoro comunque. Quanto margine c'è di assecondare, per esempio, X? C'è la festa di Amnesty International, non so dicendo. Io sono una cosa molto sociale, tu dicevi che bene, però questa cosa qua ovviamente se non mi è. Non lo so. Un scena lira. Giro agli artisti sempre. E tu decidi, guarda dei ragazzi decidete. No, io giro sempre agli artisti. Mi è capitato proprio pochi giorni fa. È una di queste adesso la scelta degli artisti. Io fosse per me ci andrei, ma non è una cosa che posso scegliere. Quindi decidono sempre. Io se è una cosa che ritengo che secondo me può valere la pena fare. Ho sempre una visione un po' squallidamente commerciale delle cose, quindi ci penso sempre. Diciamo che se mi chiama Amnesty di Pozzuoli, se mi chiama il premio Venezia di Amnesty, io posso pensare che abbia una visibilità maggiore, quindi posso consigliargli questo, però comunque la scelta ultima deve essere sempre dell'artista e del management, che non sono io. Quindi comunque io mi interfaccio sia con il manager della band e con l'artista, gli sottopongo, gli giro l'email che mi viene proposta, perché in genere le email dove non ci sono soldi le riconosci subito, perché appena apri l'email continui a scendere e non arrivi mai alla fine, è vero, no? Cioè, perché ti devono scrivere prima tutto quello che hanno fatto e no, i contatti invece risposti in 5 minuti. Io veramente no, per il massimo rispetto per... No, però c'è però comunque lo riconosci subito, la riconosci subito. Senti, un'altra cosa che ti volevo chiedere invece il rapporto al booking all'estero. Cioè la voglia di una scelta, no? Beh, band magari qualche canta in italiano, con O'Brien andiamo a Londra a settembre, facciamo Bristol e Londra, è la loro prima esperienza estera, prima hanno fatto un paio di cose a Barcellona e Madrid o qualcosa del genere. Che differenza, cioè, negli anni quando hai lavorato sei lavorato all'estero? Cioè, all'estero ho lavorato soltanto con gli Alma Megretta, non ho lavorato con nessun altro, solo con gli proprio costruiti anche. Sì, però sempre relativamente costruiti, perché comunque all'estero non abbiamo, non ci cagano. Perché le condizioni cambiano completamente, tu scegli di fare tu vai innanzitutto la stragrande dei casi, a meno che non sei parte di un progetto con la base fondi di una qualche comunità o qualcosa che riguardi l'italianità nel mondo, tutto quello che tu escluse questi percorsi dove comunque i soldi non girano granché, in genere vai per assoluta promozione,
quindi ti garantiscono il vitto, alloggio e viaggi in alcuni casi. Negli ultimi anni a Londra stanno lavorando tanto di la maggioranza della porta, di una percentuale molto alta sulla porta. Cioè, guarda, intanto possiamo dire una carta scuola, se a Londra è così, cioè tu vai, vai a Londra... Prendo la percentuale della porta, perché arrivano a Londra band che i londinesi non conoscono, però a Londra se tu vai a suonare alle 8 di sera in un pub, è pieno comunque, non c'è il problema. Hai la visibilità. Non hai, ti dici di che faccio, investo sui, chi li sa questi qua. Ti porto l'esempio di Londra per dirti l'esempio della Germania piuttosto che anche della Spagna. Loro hanno una concezione di tempi completamente differente dalla nostra. La loro vita inizia alle 6 del pomeriggio, la nostra incomincia a mezzanotte. Qui loro comunque hanno la possibilità di avere maggiori indotti da più fonti, quindi porti la band dentro il pub. Gli Alma Veretta sono stati l'anno scorso, ci sono ritornati quest'anno con più artisti all'interno della serata. Loro il loro concerto, sì, sì. Ma anche un'agenzia in Italia ha portato gli italiani all'estero, la virus ha portato artisti all'estero, anche la Augusta, però loro vanno a battere i circoli che possono essere tanto locale, tanto bar, cioè che non c'entra proprio niente, poi te lo pubblicano. Quindi tu vedi estero, ma non è detto che tu stia andando a fare. La virus invece ha cominciato vari anni fa a fare questo, ha iniziato a portare le band in club che sono poi quegli stessi club che magari la settimana dopo fanno scancananze, che ne so. Quindi comunque club predisposti a fare il live. Loro l'hanno iniziato a fare. Le prime esperienze le hanno fatte proprio con i Subsonica. Perché Subsonica, chiaramente, portare i Subsonica all'estero è stata una cosa abbastanza facile, vista l'ascesa. No, però lui aveva una era il mediatore tra le agenzie italiane e gli agenti dell'estero. L'hanno fatto sia lui che altri promoter, Libero Cola, un promoter emiliano, quello del Vidia, un rock club di Cesena, magari voi conoscete. Libero è un'altra persona che ha spinto molto i gruppi verso l'estero, perché comunque le comunità italiane all'estero sono gigantesche. Quindi quando sono arrivati gli Alma Veretta a Londra sembrava che stessero locali a Napoli. Sì, tutti con la sciarpa a Napoli, tutti con la sciarpa. Era proprio, sembrava la partita del Napoli, cioè stasera andai a vedere a Londra. E perché comunque gli italiani, vabbè, Londra in particolar modo, ma comunque ovunque, poi i napoletani ancora di più. Sì, però la carta all'estero è una cosa molto importante. E si può fare anche questa. Noi l'abbiamo fatta, appunto. Che è riuscito a suonare all'estero, bravo. Quello è importantissimo, quella è una gran cosa. È una grandissima cosa. Per il resto vi vorrei dire tante altre cose, ma penso che vi siete proprio. Non ce la fate più. Quindi non so. Cosa vi posso ringraziare? Posso ringraziare? Posso ringraziare? Posso ringraziare? Ringrazio? Vi ringrazio molto per avermi sopportato. Grazie, grazie a voi. A te no, perché non hai preso il consiglio.